tanti occhi e tante orecchie rivolte al Bentegodi, campo caldo tanto per i giochi promozione quanto per quelli salvezza, ma caldo soprattutto per i padroni di casa, terzultimi in classifica e reduci da due beffe casalinghe con Palermo e Cagliari, perse dopo gare ben giocate per sventatezze difensive. Stavolta i gialloblu evitano brillantemente la frittata finale e guadagnano tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere, interrompendo una serie nera con tre punti in 12 gare. Il Piacenza invece si complica la vita in chiave promozione, facendosi superare dalla Fiorentina al sesto posto. Il Verona parte subito in attacco, al nono è già in vantaggio. La punizione velenosa di Ada Hilton e il giovane difensore Marco Turati interviene tempestivamente, girando a rete alle spalle del portiere veronese di nascita Matteo Guardalben. Primo gol in campionato per Marco Turati, festeggiato dai compagni di squadra. Il replay mostra come il giovane difensore sia stato molto abile a liberarsi del marcatore per girare a rete. Verona in vantaggio, il Piacenza dall'altra parte risponde, calcio di punizione. Pegolo non è sicurissimo nella presa, anche perché piove a dirotto e il pallone e il campo sono molto scivolosi. Ancora il Verona su calcio di punizione, prova ad impegnare Guardalben, stesso problema per il portiere piacentino. Il Piacenza che attacca Tarana, lavora un buon pallone, lo serve poi a Radice che mette in mezzo per Lucenti. L'occasione è buona, la conclusione invece pessima. Il campo pesante non aiuta i giocatori né da una parte né dall'altra, infatti gioca un brutto scherzo anche a Mirtai, sporca la sua conclusione a porta vuota con Mangone che può salvare, complimentato anche dal suo portiere. Ancora Mirtai, lo vediamo nella stessa occasione in cui aveva saltato Guardalben per poi concludere a rete. Lo stesso attaccante albanese fa un gran numero sulla sinistra, poi il suo cross e ancora Mangone che anticipa da Hilton, ancora Mirtai non demorde ma il suo tentativo termina sul fondo. Allo scadere del tempo ci prova anche Ada Hilton, ma la conclusione sorvola di poco la traversa e ancora poco prima che scadano i 4 minuti di recupero del primo tempo Mirtai tenta in diagonale ma la porta rimane stregata. Collina manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo con il Verona in vantaggio per 1-0. Alla ripresa è ancora l'attaccante albanese del Verona a portare scompiglio nell'area piacentina. Beh, bravo Guardalben a salvarsi in corner, tocca con la punta delle dita. Al 15° però non può niente sull'inserimento di Ada Hilton che in acrobazia di sinistro realizza su assist dalla sinistra di Dossena. Fattori rimane a metà strada e permette al brasiliano di portare sul 2-0 il vantaggio per il Verona. All'85° i gol diventano anche 3. Melis dalla sinistra mette dentro un ottimo assist per Papavaigo. 7° gol in campionato per il giovane attaccante senegalese del Verona per un 3-0 che sa tanto di salvezza. Per i gialloblu si profila infatti la possibilità di disputare lo spareggio per non retrocedere, per il Piacenza invece si allontana la possibilità di disputare lo